Flavia Capone e poi Lino Patruno. Flavia. A me piace sottolineare la capacità incredibile che ha Daniele Mancarelli di utilizzare le parole in senso poetico, ma anche in un senso di realtà che difficilmente si trova, secondo me, in letteratura. Ci sono tantissimi dialoghi in questo libro e sono tutti dialoghi credibili, cosa che non è, diciamo, scontata, no? Anche nel cinema, per dire. Insomma, sono tutti dialoghi credibili, dialoghi che soprattutto chi è di Roma sente e soprattutto che tutti quanti abbiamo in qualche modo avuto con le persone che amiamo e che magari si sono allontanate dal nostro, o anzi noi ci siamo allontanati dal loro modo di vedere le cose, creando una frattura dolorosa, ma come ha detto anche lui all'inizio, in molti casi necessaria al progresso dell'umanità stessa, credo. Daniele, brevemente a lei la parola. Ma io credo che sia un libro, come succede in letteratura, un libro ambiguo, controverso, che si lascia andare a varie letture. La famiglia è tutte e due le cose, il luogo dove riparare, il luogo del ritorno, ma può essere anche il luogo che soffoca, che stritola, che non lascia andare via. Prima mi sono dichiarato, appunto, non sono certamente di destra. Aggiungo un elemento però, appunto, l'idea dell'American Dream, è stato sfiorato questo tema, l'uomo che realizza se stesso. Evidentemente questo non può bastare a un individuo per dirsi soddisfatto di sé, c'è un benessere più ampio che è un benessere di natura sociale, comune. E torno al tema della famiglia, anche su questo, la famiglia novecentesca, piccolo borghese, che faceva riferimento solo a sé, è un modello che si è schiantato, che non dura più e lo vediamo, parlano i dati del Ministero di Grazia e Giustizia, il nostro è uno dei paesi più pacifici al mondo. E il tema della sicurezza andrebbe tanto dibattuto, è un non tema in realtà, è un non bisogno, ma metà degli omicidi avviene in casa. E quindi tutti questi temi ci raccontano una realtà che è molto più complessa di quello che la politica spesso tende a ridurre.